10 febbraio, l'Italia intera, con legge 92 del 30 marzo 2004, celebra un'altra importante pagina di storia, un giorno del ricordo che riporta alla mente la tragedia delle foibe, quelle cavità carsiche di origine naturale dell'Istria e della Dalmazia, in cui tra il 1943 e il 1947 furono gettati vivi e morti quasi 10.000 italiani. Una feroce ondata di violenza esplosa subito dopo la firma dell'armistizio dell'8 settembre 1943 per mano di partigiani slavi, che vollero così vendicarsi di fascisti e italiani non comunisti. Una barbarie che per quasi 50 anni ha goduto del silenzio della storiografia e della classe politica e che solo poco più di 10 anni fa è stata riconosciuta come evento da ricordare e tramandare alle future generazioni affinché stragi come queste non abbiano a ripetersi. Ed in occasione del giorno del ricordo, ad Andria, presso il Monumento ai Caduti, luogo che diventa sempre più punto di riferimento per la comunità andriese, per far riflettere le nuove generazioni, lo scoprimento con benedizione di un cippo commemorativo dedicato ai martiri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, alla presenza delle autorità civili e militari del territorio, dei rappresentanti delle associazioni organizzatrici e della città di Andria, nonché di una rappresentanza di studenti andriesi. Credo che sia importante ricordare il 10 febbraio, che sebbene di recente istituzione, è una giornata importante appunto per le nuove generazioni, i ragazzi che devono essere formati e educati a un processo di rivisitazione storica che ha visto migliaia di nostri connazionali esuli oppure privarsi della vita purtroppo a seguito degli eventi della Seconda Guerra Mondiale. E in quei decenni hanno contribuito e hanno sofferto proprio per darci libertà e democrazia che oggi a noi appaiono valori scontati, ma non sono affatto scontati in quegli anni. Allora credo che questo sia importante da parte delle civiche amministrazioni, l'amministrazione di Andria l'ha voluto fare, ricordarlo in modo tale che tutti quanti si possano spendere per preservare i valori di libertà e democrazia fondamentali per un vivere civile nell'ambito delle nostre comunità.